Dicevo buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione. Ci siamo visti con il segretario uscente Enrico Letta per questo passaggio di consegne simbolico, poi naturalmente aspetteremo l'assemblea che sarà convocata probabilmente il 12 di marzo, perché è all'assemblea che spetta l'elezione formale della nuova segretaria. Ci siamo confrontati anche sul partito, sulle prossime sfide che ci aspettano, sulle prossime amministrative, sulle prossime elezioni europee, un appuntamento fondamentale. Naturalmente in queste ore ci riuniremo, mi riunirò con la nostra squadra per capire quali sono i primi passi, i primi appuntamenti, le prime scelte importanti da fare in questi giorni. Da subito però vorrei dire, in riferimento alla straordinaria partecipazione di ieri alle primarie, che vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento, perché già in queste ore ci arrivano tanti messaggi e ci sembra un'occasione straordinaria per aprire subito le porte affinché il popolo delle primarie, che ieri si è espresso, sia coinvolto non solo sulla scelta della nuova segretaria o del nuovo segretario, ma che possa entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica. Ne abbiamo bisogno e ci arrivano tanti segnali da luoghi diversi, da generazioni diverse, di grande voglia di ricostruire insieme, e quindi vogliamo subito metterci al lavoro insieme a loro e lavoreremo appunto presto per dare questa opportunità di entrare a far parte di questa comunità.